Era una partita nella quale Modena non ha mai concesso pause lunghe, che erano state forse il difetto, no? Che avete lavorato di più per Limaro, una partita dritta, diciamo così. Beh, diciamo che un primo set non proprio dritto, siamo stati bravi, invece nella parte finale di quel set a inserire la difesa, perché fino a quel momento avevamo fatto cambi palla, ma non avevamo fatto break se non con la battuta. E noi siamo una squadra che ci accendiamo se i punti o parte della battuta, parte il muro, si innescono con la difesa nel contrattacco. E in quel set lì, onestamente, non ne avevamo fatti. A un certo punto abbiamo fatto due difese e hanno acceso la partita, ed è cambiata la partita sia nel secondo che nel terzo set. Tre partite vinte consecutivamente in Superlega, tre indizi, fanno una prova di che cosa? No, non fanno una prova. Noi stiamo lavorando su due cose. Uno, sulla squadra, cioè l'identità di squadra, quello che vogliamo essere con le nostre caratteristiche. Due, questo campionato ci dice che non è facile. Anche se è una squadra forte, non è facile rimanere e vincerle tutte. Questo è quello che dice questo campionato. Abbiamo fatto dei passi falsi, anche perché le altre squadre, quelli che ci hanno battuto, hanno giocato meglio di noi. Abbiamo fatto tesoro del livello in cui eravamo all'inizio della stagione per migliorarci. Io credo già da Civitanova la squadra mi è piaciuta moltissimo, cioè, e finito 3-1 con i 7 vantaggi, è quello che dobbiamo fare. Cioè, l'alto livello è fatto di partite lunghe, adesso ci stiamo dentro queste partite. Ti volevo fare una domanda sui singoli, Ervin Gappetta e Rock Mozic, da una parte e dall'altra, i due numeri 9. Ervin è stimolato da queste sfide, ha dimostrato che forse ancora lui il migliore tra i due adesso, ma secondo te tra qualche anno è pronto il cambio tra i due? Sono un po' diversi come caratteristiche, ma Mozic ha un bazooka nel braccio, è vero. È uno sloveno che ha delle caratteristiche proprio di giocatore. È giovane, però è un giocatore che avrà delle performance nel prossimo futuro straordinarie, perché oltre ad essere tecnico è anche fisico e un agonista. Quindi ha tre caratteristiche che fanno grandi giocatori. Nelle griglie che facciamo noi per perdere il tempo inizio stagione non eravate accreditati come una squadra fortissima a muro, state invece trovando tante cose lì. Oggi è stata una partita in cui i break decisivi sono passati quasi tutti per muro. Sì, non è obiettivamente, siamo partiti con un'idea, ma questa è la pallavolo, dove certe cose vengono smentite ed è per noi un qualcosa in più che ci ritroviamo, lavoriamo bene, devo dire. Abbiamo raccolto poco dalla battuta, adesso iniziamo a raccogliere anche con la battuta, perché poi abbiamo una fase break, l'abbiamo visto anche a Perugia, importante. Quindi più, secondo me, abbiamo dei giocatori straordinari in difesa che traino anche gli altri giocatori sulla difesa, per cui le tre difese di Nimir a Perugia consecutive nel break vogliono dire, ecco, questo è quello che... Perché questo gioco sì, è fatto di battute attacco, ma poi ci sono delle situazioni di gioco che devi essere forte, una alla difesa, una alla copertura. Totò, era la risposta che vi aspettavate, una partita da vincere e l'avete vinta con grande autorità, nonostante Verona vi abbia messo in difficoltà. Sì, diciamo che l'abbiamo vinta da squadra, perché comunque non è mai facile in Serie A, soprattutto quest'anno. Verona, nonostante ricopre il penultimo posto in classifica, aveva sempre disputato dei set comunque buoni, arrivando sempre alla pari con le squadre che ha affrontato fino al 20, insomma, anche stasera è stato così. La chiave penso sia stato il primo set, dove siamo stati bravi a non innervosirci, cosa che magari ci poteva succedere all'inizio, e anche da quel punto di vista abbiamo fatto un bel passo avanti, secondo me. Senti, quando difendi e poi vedi Ervin Gappetta che si gira, fa delle cose strane, che abbiamo visto anche ridere, tu sei sempre comunque tranquillo, no? Quando la palla arriva a lui. Io, se la palla arriva a Ervin, sono tranquillo, ci lascio anche dei soldi, quindi per me, cioè, stasera è stato bello, nel senso che anche l'ambiente aspettava, insomma, una risposta, oltre che con le big, anche con queste squadre che magari avevamo un po' più sofferto, e siamo stati bravi a essere concentrati e a portare i punti a casa, che sono quelli che adesso ci servono. Senti, non vi siete portati in campo nessuna delle vecchie ruggine, delle vecchie questioni, avete pensato a giocare a pallavolo? Ma sì, noi purtroppo non abbiamo il martelletto della giustizia in mano, quindi quello che possiamo fare è giocare, l'abbiamo fatto al massimo, e penso, insomma, che non ci sia risposta più bella, ma più che per l'altra parte, insomma, per il nostro pubblico, perché
comunque ci segue sempre, sono sempre appassionati, il palazzetto è sempre pieno e poi a prescindere da chi c'è di là, insomma, penso che stasera sia stato bello giocare. Totò, due partite adesso, una dietro l'altra, martedì, mercoledì sera, settimana un po' particolare, come si affronta? Sì, sono partite di livello forse un po' diverso, perché comunque non sono allo stesso livello degli avversari che affrontiamo al momento in Superlega, quindi non so come Giangio e il suo staff avranno organizzato la settimana, noi domani riposiamo però e sicuramente insomma rimarremo concentrati, perché adesso non dobbiamo perdere questa bella abitudine che abbiamo, ci siamo conquistati in allenamento, no? Siamo rimasti lì e dobbiamo farlo anche in questi due giorni di Coppa. Grazie. Ma sì, diciamo che quando lo sbaglio io sta un po' più nella testa, lo fanno gli altri meno, quindi non lo so. Diciamo che se mi ricordo se il palleggiatore è in prima o in seconda ho più probabilità di fare la cosa giusta, questa sera. Senti, parlavamo del muro prima anche con Andrea Gianni, una tua grande prestazione che fa comunque il paio con altre grandi prestazioni in questa stagione, sta andando tutto bene in quel fondamento. Sì, stiamo murando e toccando soprattutto tanto, e ogni tanto magari in difesa siamo un po' fuori posizione, non, magari sporchiamo la palla, il nostro tocco diventa quasi un tocco sporcato, però stiamo facendo secondo me un bel lavoro a muro e basta, diciamo che prima ho sentito dire che non eravamo una squadra accreditata forte al muro, secondo me lo stiamo diventando e io personalmente penso di poter dare un valore aggiunto magari più in battuta, non sto battendo molto bene, quindi quello lì ci sto, e dove è la mia maggior parte del focus. Mandi le tue cassette a De Giorgi nel frattempo? No, quelli non so se le guarda, questa era su Rai Sport, quindi probabilmente sì, ma non è che non mi interessa, io qua sono a Modena e gioco per Modena, quest'estate se mi chiamerà ci sarò, se mi chiamerà vado in vacanza. Senti, per Malosone, hai fatto anche una bellissima battuta corta con una bella variazione, la palla che è caduta praticamente in tre, stai lavorando anche su quello? Preferirei di no, nel senso che quello ho fatto la corta perché mi ero sbagliato il lancio, quindi se avessi fatto un lancio buono non l'avrei fatta corta, quindi diciamo nella sciagura è uscita una roba buona. Adesso torna la Coppa Daniele, doppia partita, insomma come si preparano queste settimane un po' particolari? Non lo so, onestamente è da un po' che non facevo due partite di seguito così boom boom. Domani abbiamo riposo, quindi ci ritroveremo direttamente martedì la mattina nel prepartita. Non so, Giangio, non so neanche che tipo di squadra sia Zalao, quindi vedrà Giangio un po' chi far giocare, chi magari tenere un po' più a riposo, vedrà o magari ci metterà tutti in campo e per tenere il ritmo di come stiamo giocando adesso. Bisognerà vedere, Giangio sa il suo, quindi sa da farsi e ce lo comunicherà. Comunque fine Natale è un calendario molto fitto, no? Anche dopo il 26-29, quanto è importante giocare per voi o un po' di riposo durante la settimana non farebbe male? Dipende come stai, cioè inizialmente abbiamo fatto quelle tre settimane che ci sono servite per lavorare e per iniziare a trovare la nostra identità. Adesso magari io fisicamente sto bene, magari chi sta peggio preferirebbe qualche settimana in più libera, però questo c'è, quindi questo facciamo e ormai lo facciamo da tanti anni, anch'io, quindi siamo abituati a tutto.